bello, 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 bello. Mi nasce con un'ancoretta che in realtà noi in questo caso abbiamo levato e abbiamo messo un assist in testa. Esattamente. Perché? Perché fondamentalmente, perché? Perché fondamentalmente nella pesca in verticale il pesce quando attacca il nostro artificiale la prima cosa che gli capita in bocca, certo, è l'amo. Essendo questo, prima che... esattamente, essendo questo molto più leggero e il pesce nelle fasi di attacco ha la tendenza ad aspirare, perché è molto mobile, poi è molto mobile, per cui insomma un amo rispetto magari a questo semplice pezzo di piombo risulta molto più lui arrivando quando apre la bocca aspira questo qua, ric, è la prima è la prima cosa che gli rimane in bocca. Perfetto. Per cui mettere l'ancoretta risulta molto più difficile la lamata rispetto alla. Sì, l'ancoretta è un po' più per l'artificiale in movimento, un po' più da casting, no? Esatto, per cui magari quando cercheremo nella pesca in mangianza, no? Per certo. Cui quando avremo un artificiale molto più filante sotto il profilo magari ma guarda, allora, verticale, ecco che quindi ha senso, cioè nel senso è stato comprovato che questa cosa va fatta assist, in questo modo. La cosa che non ho capito ancora benissimo è il perché lo vedo magari l'80% delle volte sopra in testa, che capisco, e a volte anche sotto, a volte no. Allora, in molti casi avremo delle mangiate anche in fase di caduta, per cui cosa succede? Che il nostro artificiale quando scenderà, la posizione dell'amo rimarrà in questa... sarà circa questa, insomma. Sarà circa questa, mentre l'altra sarà molto più attaccata al corpo. Al corpo. Questo, questo, questo aiuta molto in queste tipologie di mangiate, per cui certo, avere una doppia posizione dell'amo può essere utile sia quando il pesce attacca in fase di caduta, testa bassa, esattamente, sia in quando testa... esatto, siamo in fase di risalita e avremo la nostra posizione dell'amo molto più esposta. Certo, sì. E quindi era semplice. Cioè nel senso sì. Era, poi in realtà ho capito bene, quelli in testa sono quelli fondamentali, no? Allora, per io tanti motivi. Onestamente pesco prevalentemente con un assist solo in testa. Ok. Però in alcune situazioni è cosa buona. Magari uno vede qualche giusta, mangiatina un po' becchetto, un po' difficile. Esatto, un po' più è molto utile adottare il doppio assist. Importante che gli assist non si agganciano uno con l'altro, sopra esattamente. Avere un assist, un amo adeguato soprattutto anche alla forma dell'artificiale, perché magari certo. Montare un amo di generose dimensioni su un artificiale un po' più leggero, un po' più deve essere proporzionato, deve essere, diciamo, deve essere molto proporzionato, e anche soprattutto anche la preda che andremo a ricercare. Perché, certo. Insomma, sì, perché assist ce ne sono, nel nostro store abbiamo tutta una serie di adesso prodotti che abbiamo inserito recentemente, quindi ce n'è una grande varietà, lunghi, corti, doppi, dressati, ormai, non dressati, ormai ami grossi, ami abbiamo fini. I giappi si sono sbizzarriti, hanno fatto di tutto e di più. Bene, questo è ok. Il discorso che volevo portare avanti adesso, quindi assist è un argomento, quindi artificiali, assist. Proviamo ad affrontare un po' il discorso delle canne dei mulinelli. Sì. Allora, da questo punto di vista qua, scusa che... Ok. Da questo punto di vista qua, diciamo che, se ho capito bene, è una pesca approcciabile nel light jigging, anche con attrezzatura un po' più di ripiego. Volendo, volendo sì. Volendo sì. Però... Nello slow pitch invece abbiamo l'esigenza di attrezzi specifici. Molto specifici. Sì. Beh, allora, anche nel light poi, se ho capito bene, allora, diciamo che c'è una cosa fondamentale, che queste pesche funzionano meglio, riesci a farle
essere più pratico, più efficiente con un mulinello da casting, ok? Sì. Quindi diciamo che anche l'80% delle canne, delle attrezzature specifiche sono da casting. Sì. Esistono delle varianti da spinning per il light, sì, che possono essere comunque una buona scelta per chi vuole fare questa pesca magari con un mulinello che ha già, certo, e vuole farla in maniera saltuaria e, certo, avere magari una canna. Beh, guarda, ne una là di esempio, ma le fanno anche belle, cioè non è che nessun canne di ripiego, nel senso, adesso, questa ad esempio è una cross stage di Major. Major, sinceramente, sì, è consolidata almeno nel nostro store come il brand di riferimento per quanto riguarda queste tecniche di pesca qua. E questa è la cross stage versione light jigging montata spinning. Da spinning, dove andare a montare un mulinello magari 4 o 5.000, toh, tello qui. Pronto, pronto, tipo un Saragossa ad esempio, o comunque un mulinello solido da mare, ti permette di avere una combo che non ti fa paura niente, insomma. È chiaro che quando però uno prova il casting, capisce dove sta il vantaggio. No? Cioè, questo può andare bene per il light perché c'è anche un movimento, penso, artificiale impresso molto dal pescatore. Nel casting però è completamente diverso. È più pratico. Tira fuori una canna da casting che vediamo un attimo anche una combo possibile da casting. Questa ad esempio è la Giant Killing, uno dei modelli più belli di Major. C'è anche il Cross Stage, sono tante fasce di prezzi diverse. Però diciamo che il must qui è metterci su un bel mulinello a casting. Questa è da light, ma poi ci sono le versioni da slow pitch, questa era quella che avevamo sotto mano. E un mulinello a casting perché? Spiegacelo tu un po'. Ma per primo il contatto e soprattutto la sensibilità è completamente diversa rispetto a un mulinello da spinning. Sei pronto? Sei col dito primo sul filo, si è pronto, sei... soprattutto anche in quelle mangiate in fase di caduta. Mm. In questo caso, quando si pesca soprattutto a casting, si ha sempre la tendenza di appoggiare il dito sulla bobina, per cui, certo, anche in fase di caduta si è subito pronti a mettere... È una sensibilità maggiore. Perché è importante, se ho capito bene, il contatto con l'artificiale. No? Diciamo, quindi poi, scusa, treccia sul mulinello, quindi... Assolutamente. Boh, ok, quello abbiamo già data per scontata quando abbiamo detto questa cosa. Diciamo che l'apparato pescante, no? Da casting risulta molto più funzionale sotto molti aspetti, sotto molto il profilo anche della sensibilità. Ok. Casting senza ombra. Questo è una combo super perché staccane Major con un Trunks, il mulinello di Shimano nuovo di taglia grossa, e vedo che ci sono anche sempre più produttori che fanno dei mulinelli anche adatti a queste tipologie di pesca. Certo. Sempre di più. Quindi mulinelli potenti, grossi ingranaggerie, veloci. Veloci, soprattutto veloci. Comodi da impugnare con dei diciamo delle meccaniche sovradimensionate, certo, perché qua poi alla fine quello che sorprende un po', e qua bisogna aprire una parentesi, perché questa da chi non è già sull'ottica di questa pesca può fare degli errori gravi, è che queste canne vengono dichiarate con delle grammature molto elevate perché sono considerate delle grammature non casting, non da lancio, ma da jigging. Cosa significa? Certo. Che questa canna ad esempio, vedete che spessori ha, e se non vado errato è una canna da 120, che porta da 40 a 120 grammi, è una canna da light ed è la Giant, ma questa non è una canna con cui devi avere due attenzioni, scusa se la tiro lunga, perché da negoziante bisogna che... Certo, bisogna essere molto specifici, esatto, con questa cosa. Innanzitutto che questa canna nella sua vita deve lavorare da questa inclinazione, certo, in giù. Esatto. Non deve assolutamente mai essere utilizzata per lanciare dei papaveri di questa dimensione, mai, a lancio come se stessi pescando a bass, e nemmeno nel recupero andare a alzare la canna. Soprattutto anche in fase di combattimento, specialmente quando si ha a che fare con pede di una taglia importante. Questa tira su senza problemi. È buona regola non alzare mai troppo la canna. Questa, diciamo, è la sua... Qua infatti spesso si vedono i video di giapponesi che dicono: ah, che fessi,
che pescano, che stanno recuperando un pesce, hanno la canna praticamente così e piegata a 90 gradi, ma perché è così che la canna deve si lavorare. Sfrutta maggiormente. Certo, assolutamente. Cioè, un inesperto alla prima uscita può prendere questa canna, sì, prende un pesce, comincia a fare così. Sì, diciamo che è un po' l'errore che commettono in tanti, specialmente perché ti viene naturale. Ti viene naturale, magari specialmente si... Sì, sì, viene da altre pesche, ti viene naturale, ma è una regola fondamentale, è quella di non alzare mai la canna. Sono in maniera... questa cosa, secondo me, sì, è già gagliardo. Sì. Dopo il discorso del fiamme del Natural, c'è anche una cross stage là, visto che siamo qua a chiacchierare, almeno intanto facciamo gustare l'occhio con qualche bella cannuccia. Questa è arrivata fresca fresca. Un'altra canna da light, poi ripeto, anche qui ci sono delle versioni da light, le versioni a slow pitch, varie grammature, varie lunghezze, eccetera eccetera, ma major, e poi c'è anche una bella canna di Molix. Comunque sono tutte canne dove uno si può ritenere più che a posto. E i mulinelli può essere anche un round, anzi spessissimo si vedono i round, il Trunks di prima è quasi un'eccezione alla regola. Allora, slow pitch invece, facciamo finta che questa è una canna slow pitch anche se non lo è, okay. Mentre nel light jigging abbiamo detto movimento di canna, slow pitch è... viene dettato molto dal mulinello. Ok, per cui quindi noi andremo a fare dei movimenti zizzizzi e la canna porterà il movimento, esatto, all'artificiale. Ha la tendenza di caricare... Non è così difficile quindi, insomma. No, diciamo che una volta presa la mano non è poi così difficile. Bisogna, come tutte le cose, prenderci un po' la mano, guardare magari qualche bel video. Sì, sì. Dove adesso, sapendo cosa fanno questi giappi, dove si vedono per bene i movimenti, la cosa non è assolutamente difficile. Bene. Dai, direi che quanto riguarda l'attrezzatura, poi noi abbiamo un'area dello store dove cerchiamo di suddividere per light jigging, slow pitch e dare delle attrezzature consigliate. Dedicate. Ma se poi uno vuole approcciare a questa pesca, non ha da fare altro che chiamarci e noi gli diamo dei consigli del caso. Abbiamo detto quindi trecce e mulinello e poi si fa trecce di solito su che libraggi? Dipende molto da che prede andremo a cercare, però fondamentalmente okay, andremo dal 15-20 libre, 30. Ok. Vabbè, come ad esempio tipologie, l'offshore game, ma ce ne sono poi molte. È importante prendere prodotti generalmente di qualità. Il PE è importante che sia... Sì, un buon PE ci dà anche delle buonissime garanzie in termini di portare a termine la cattura, certo, e soprattutto ci dà anche delle buone performance in fatto di affondabilità, no? Per cui certo, un buon PE di una sezione molto rotonda ci permette di scendere molto più verticale rispetto chiaro, magari a non prendere troppa acqua in corrente. Esatto, sembrano delle stupidaggini, no, ma però alla fine fanno veramente la differenza. E shock leader o no? Cioè shock leader, leader o no? Sì, okay, assolutamente. Ecco, in questo caso rispetto magari alle pesche a spinning, il leader, il terminale è molto più lungo. Per okay, cui solitamente si usano terminali 2 o 3 volte la lunghezza della canna. Per cui terminali da 2 a 4, 5, 6 metri. Sì, sì, sì. Per una questione solita di resistenza, anche perché, certo, usi dei PE, però comunque spesso anche questi artificiali vanno a contatto con fondo, rocce, cose. Assolutamente, per cui avere... È là che... Certo, avere un pezzo di fluorocarbon aiuta non che molto. Sono roba tipo 30 libbre sempre sufficiente, 20, o più grosso, diciamo, più fino? Diciamo che il più utilizzato varia tra i 20, 30, 35 libre, ecco. Ok, quindi 0,40, 0,50, 0,45, 0,50 sono le misure che solitamente si usano per la maggiore. Scopo principalmente, ecco, quindi la resistenza alla abrasione. Sì, anche maggiore, perché poi magari a volte capita di pescare, come è capitato poco tempo fa a me, in una zona dove sotto ci sono degli appigli, e se non si ha un buon diametro, chiaro, e si cerca di recuperare, di estirpare, sì, l'esca che ci è costata dei soldi, bisogna avere anche qua in questo caso un buon prodotto che ci dia, certo, delle garanzie. Certo. Poi potremmo parlare di tante cose, adesso il video è già molto carico di informazioni, sì, ovviamente, sai. Ad esempio
Ti faccio una chiedo una curiosità, però, data la tipologia di pesca e il fatto che si usa treccia relativamente sottile su un leader relativamente grosso, cosa consigli come che nodo usi tu? Nel senso, poi ce ne sono tanti, Di nel nodi ne senso, esistono poi magari tanti, farò un videino per farlo vedere, di ma nodi ne esistono tanti tu cosa e ti affidi di io solito? solitamente al Tony Pegna. Ok. Il Tony Pegna, allora, il discorso nodi secondo me è molto complesso e molto particolare, perché ho notato che ci sono alcuni magari trecciati che tengono molto bene un nodo rispetto a un altro, per cui bisogna sempre andare alla ricerca di quel nodo che ci dia quella garanzia Certo. maggiore. E Tu farai il massimo. tra i tutti ho constatato che il Tony Peña sicuramente è quello che ci dà maggiore garanzia, quello Ok, senza perfetto, ombra di perfetto. dubbio. Sì, bene, adesso io penso che le basi praticamente le abbiamo coperte tutte quante. Perlomeno per quanto riguarda la pesca da barca in verticale, ce n'è da sbizzarrirsi. Assolutamente, adesso non ci resta solo che prendere la canna e andare a pescare. Esatto, bisogna solo provare. Avverto anche tutti quanti gli amici che, certo, noi adesso abbiamo tirato fuori delle attrezzature super fighe, adesso per capirci, adesso quindi mulinelli e canne, però se avete bisogno di un consiglio anche per approcciare questa pesca, magari prendere qualche artificiale, fare le prime prove, oppure partire da una canna, da un costo, vi diamo l'idea magari di qual è il costo di partenza, insomma. Certo. Saranno attrezzi che vi torneranno molto utili se avete una barca o un ecoscandaglio. Questa è la mia opinione. Poi c'è un Senza altro. ombra di dubbio. Ho visto un altro filone, che adesso noi abbiamo parlato di questo, però che i jig, metal jig, scusa, in generale, stanno spopolando sempre di più. Nel senso che, innanzitutto, in alcune zone d'Italia, nel senso non dappertutto, però anche la pesca da riva con il giugulo ormai lo fanno da non mi ricordo più quante misure, una infinità a partire dai 5 grammi, e oltre che mare da barca, mare da riva, ma anche in acqua dolce. Acqua Tu dolce, che sai ormai anche. sta coprendo moltissime esigenze dei pescatori moderni. Anche perché sembra che effettivamente sia efficace su un sacco di pesci diversi, o Ah, no? sì, ne parlavamo prima, c'è stato questo exploit l'inverno passato con i perca e con i reali, fino a finire poi con le gallinelle, gli scorfani, i serra, per cui insomma è un'esca non polivalente, Di più, infatti di va, più. secondo me. Bisogna ragionare, sì, conosco persone che hanno, una è là, che ci prende anche basse, insomma, sebbene non sia magari l'esca più classica, diciamo, Ah da no, assolutamente, tipo tutti i però milioni di esche che ci sono, come ma. dicevo prima per i serra, prima dicevo nel video precedente per i serra, è incredibile come un normale pezzo di piombo, Certo, riesca ad essere così efficiente e riesca efficace assolutamente. Comunque strezzatura veramente bella. Beh, quello è un È combo proprio proprio bello. ciccino bellino Ceccino bellino. Bellino, questo è il grappler di Shimano con le crostage nuove di pacca, arrivate Sì, proprio ora. poi tra l'altro questo dà anche il senso veramente del light, no? Per cui Certo, questa è avremo una piuma, una sì. volta le vecchie attrezzature da vertical erano canne veramente importanti, mulinelli piuttosto Faticose. faticose. Adesso qui diamo veramente il senso del light, no? Della Certo. pesca molto leggera, mulinellini Beh, piccoli che ci consentono di piccoli, tenere ma comunque con delle leve abbastanza e importanti, con una buona capienza anche di leggeri, trecciato. veloci. Cioè, sì, è abbastanza una figata. Capisco perché la gente si sta facendo un po' prendere anche queste pesche qua. Bene, detto questo, non dilunghiamoci oltre. Io posso fare altro che intanto ringraziare Marco che Grazie si a te, è reso Fabio. disponibile un'altra volta a queste avventure. Vi invito tutti quanti a fare le solite cose che vi invito a fare al termine del video, quindi sottoscrivetevi al nostro canale su YouTube, seguite i nostri video su Facebook, seguite il nostro canale Instagram, soprattutto seguite il nostro store boscolosport.com dove potete trovare tutte le attrezzature che abbiamo fatto vedere e molte altre. Se avete bisogno contattateci, i nostri contatti li trovate qua sotto in descrizione. E tanti saluti a tutti, statevi bene, ciao ciao, bye bye. We'll be right back.